Ma non lo si capisce mai, è il mistero dell'amore, ed è bene non svelarlo. Credo che sia una cosa quasi epidermica, almeno a me succede così. Io prima odoro delle cose e ho un pessimo olfatto. Mi butto, entro e poi scopro anche di che si tratta. A volte va bene, a volte no. In questo caso, che è un caso medio, io penso che sia rappresentativo delle storie d'amore, quelle che funzionano, quelle che ci si completa con il proprio partner, almeno questo è, secondo me, l'idea anche della Ginsburg. Insomma, un avvocato borghese di 40 anni che incontra una apparentemente che non ha nulla a che vedere con lui, di tutt'altra estrazione, tutt'altra esperienza di vita, anche tutt'altra testa apparentemente. E invece è proprio quel tipo di squinternaggine che ci vuole anche per completare uno apparentemente rigido, sobrio, strutturato. Quindi è importante destrutturarsi per poi anche ritrovare forse lui la sua indole più naturale, quella che magari una famiglia molto pomposa e borghese gli ha quasi privato alla nascita. Stai molto attenta al tuo cuore, perché è un cuore affaticato, un cuore che ha sofferto. Non bisogna darsi pena per i figli. I figli vanno per la loro strada. Sì, lo so, gli ho detto Lamberto mio, ma fare un matrimonio così irragionevole, così disgraziato, l'unico figlio maschio.